Un'operazione di trasparenza e democrazia inedita. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha definito il processo legislativo che ha portato nella seduta consiliare di ieri ad approvare la legge 118, definita Cura Abruzzo 2. Una norma che prevede risorse per circa 70 milioni di euro in favore di diversi settori dell'economia regionale, turismo, piccolo commercio, asili, partite IVA, comuni, tra i principali. Il dettaglio degli interventi è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa tenuta all'Aquila nella sede della Giunta regionale. Sono intervenuti i presidenti di Giunta e Consiglio, Marco Marsilio e Lorenzo Sospiri, il consigliere segretario Sabrina Bocchino e l'assessore Emanuele Imprudente. Presenti anche il vicepresidente vicario del Consiglio Roberto Sant'Angelo e l'assessore Guido Liris. A celebrare il buon lavoro normativo è proprio il presidente Sospiri. Il Consiglio regionale in questi mesi difficili di pandemia ha già approvato due norme, una che già pienamente operativa, il bonus famiglia, il bonus azienda, e ieri una norma molto importante, una legge molto importante che cuba in partenza 70 milioni di euro, arriverà a 100 man mano che tutte le riprogrammazioni saranno terminate, e che ha a cuore il nostro sistema produttivo. Fondo perduto per le attività commerciali, artigianali, per le partite IVA, per i professionisti e poi tutta un'altra serie di misure di sostegno, secondo me, molto importanti. Pagheremo tutte le borse di studio, aiuteremo gli studenti universitari con gli affitti, chiuderemo tutte le graduatorie del bonus famiglia, faremo partire gli investimenti sull'edilizia pubblica con il bonus, sisma bonus ed eco bonus. Insomma, tutta una serie di iniziative, a mio avviso, particolarmente utili, tanto è vero che abbiamo avuto anche la collaborazione delle opposizioni. Sospiri in conferenza ha inoltre sottolineato l'importanza del contributo di 1,7 milioni di euro a favore dei comuni delle zone rosse. Sentiamolo. Distribuiamo 240 mila euro proporzionalmente, come stabilirà il presidente Marsilio in giunta, ieri ha suggerito, su base popolazioni e giorni di chiusura. Questi 240 mila euro si sommano al milione di euro stanziato per le spese dei comuni su Covid. Non o quello o quello, più 1,5 milioni per le imprese micro e medie delle zone rosse, che si sommano ai 40 milioni che abbiamo stanziato per tutti e che l'assessore Febbo ha già detto dovremo riuscire ad arrivare probabilmente a molto molto più in là.